Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo sul My Team e come potete vedere sono riuscito a ottenere le 3 stelle contro i Milwaukee Bucks. Magari ho fatto qualche giocata più spettacolare, qualche schiacciata in più, qualche contropiedino ingombrante e sono riuscito a guadagnare più monete. Ora dovrò affrontare la prima squadra nella carriera di Ale Miracle di quest'anno, quindi i Sacramento Kings, ragazzi. Ed ecco qui la partita, ragazzi. Ci vorrà sicuramente molto più gioco di squadra. Spero proprio di riuscire a sbloccare tutte e 3 le stelline per poi ottenere un giocatore. Se devo guardare proprio i giocatori forti nei Sacramento Kings, direi DeMarcus Cousins e Rudy Gay. E intanto vediamo, ma come siamo, in mutande o sono pantaloncini quelli? Comunque subito, grandissima, come siamo vestiti? La maglia dei Lakers, credo che sia quella 70-71, ragazzi. Siamo veramente in una situazione mutandinosa. Ehi, Collison, subito per McLemore, che sbaglia. Il rimbalzo di chi? Non si sa di chi, ma l'importante è che abbiamo preso qualcosa. Millsap apre completamente per Scott, che lo sbaglia con una triplozza in movimento. 5-2, e grandissimo assist di Millsap. Vediamo cosa succede, vedo Scotty che si smarca da quest'altra parte, faccio la cagata, però vedo che Luke era prontissimo. E allora DJ Augustin, che piazza questo canestro, mamma mia, altra tripla, 8-2, altro assist e altra tripla, grandissimo inizio. E allora, visto che servono delle schiacciate, andiamo da Scotty e vediamo cosa decide di fare. Attenzione Scotty, attenzione! Spam! Di Scotty Pippen! Schiacciatona, ingombrantissima. Sbam. Attenzione, cerco di fare un taglia fuori abbastanza importante perché Gooden riesce a prendere palla. Allora Singler è smarcatissimo, gliela passo e sbaglia. Ma porca di quella puzza. Ma poi Bargnani perché non ha preso il rimbalzo? Cioè mi ha dato le 6 monete per il rimbalzo, ma gli è scappata, non ho capito. Adesso c'è un rimbalzo però importantissimo di Stauskas, che apre tutta per Bargnani, che non si fa problemi a tirare subito. Andrea Bargnani, 16-10. Mamma mia, non è che sono tornato subito sull'avversario, perché sennò no. Oh, ferma. Grande Bargnani, che tenta pure il tiro da 600.000 metri. Il ferro. Finisce qui il primo quarto. 20 pari, dopo un buonissimo vantaggio loro sono riusciti a recuperare. La cosa non va altrettanto bene. Augustin viene falluzzato da Collison, quindi 2 liberi per DJ. No, non è probabile sta cosa, non è probabile. Sbaglia il primo libero di DJ Augustin, 21-20, tutto ancora da vedere in questa partita, ragazzi, veramente. Questa volta non si smarca nessuno praticamente, non sto capendo nulla. Allora Byron Scott vuole palla, gliela passo in una zona abbastanza intrigante e lui non sbaglia. L'assist viene valutato 4 monete, ragazzi, quindi è veramente molto importante per raggiungere le 500 monetine fare sempre assist. Il tiro invece viene valutato appunto quanto vale, quindi se un tiro da 2 viene valutato 2, se un tiro da 3 viene valutato 3. Quindi accompagnati da assist è sempre la cosa migliore. Adesso è Scottie Pippen che chiede palla, forse probabilmente vuole fare un'azione personale, non ce la fa, quindi è Longley adesso che la passa a DJ Augustin. DJ Augustin vede che Collison rimane lontano, fa una fintozza, poi tira e la piazza. Importantissimo questo per andare un po' via. 26-22, grandissimo fintozza di DJ. Vediamo, oh, smarcatevi raga, bravo Scott, però fa la cagata al tiro. Entra, è entrata. 28-24, dai ragazzi, teniamo duro, finiamo anche il secondo quarto in vantaggio, dai. Contro McLemore, il passaggio per Thompson che sbaglia, quindi prendiamo un rimbalzo fondamentale. 19 secondi, dall'altra parte c'è Scotty, però non entra. Giostriamoci questa situazione, ragazzi, giostriamocela, dai. Scott era da solo, porca di quella puzzola, vai Scott, fai qualcosa. Attenzione perché DJ è da solo. Spam! Tripla importantissima, 31-24, si chiude qui il secondo quarto.
Ecco qui il rapporto intervallo, ragazzi, stiamo andando abbastanza bene, 31-24, il 40% ai tiri da 3 è veramente fondamentale, 11 assist e 12 rimbalzi, tiri liberi realizzati soltanto 1 su 2, quindi non stiamo entrando molto, stiamo provando a utilizzare molto i nostri tiratori. Intanto il giocatore che ha fatto più punti è DeMarcus Cousins con 13, Luke Longley 4 rimbalzi, per quanto riguarda invece gli assist è proprio Collison con 5. Chicago, 31-26, buonissimi i primi due quarti, però dobbiamo cercare di svegliarci un attimino e staccare con un punteggio più alto i Kings. Sbam! 33-26, grande canestro di Scott. Completamente libero Byron Scott, piazza una tripla importantissima. 36-28, probabilmente hanno raddoppiato con grinta anche DJ Augustin, però poi il problema è che è rimasto libero Byron Scott, che è un altro grandissimo tiratore. Riescono a fermare DeMarcus, bravissimi Pippen e Longley, adesso è ancora Scott, aveva la mano calda, come mai ha sbagliato? Andiamocene in qualche modo. Scotty subito cerca di smarcarsi in una zona abbastanza buona. Collison gli va addosso, ma nessuno fischia fallo. Allora Byron Scott è liberissimo e piazza la tripla. E infatti 39-30. Byron Scott oggi è veramente gasatissimo. Grande prestazione di Byron Scott. Adesso è Collison che cerca di andare via in qualche modo, poi ritorna per cercare la tripla. O vorrà... Eccolo lì, Stauskas anche dall'altra parte. Infatti mi sembrava di aver visto qualcuno, un volto familiare. Mamma mia, indietreggio per cercare la tripla e faccio la cagata, infatti. Hodges, in questo caso, prova il fintozzo per andare via. Si sposta come un pifferaio quel qualcuno e subisce una tripla. 42-32, grandissima, grandissima serie di triple oggi. McCollum adesso tenta il tiro con Stauskas davanti, forse ha chiesto troppo da se stesso, infatti Bargnani prende un rimbalzo importante, adesso è Thompson che cerca di entrare, poi torna indietro con un fintozzo, poi prova il tiro e lo sbaglia, forse ha dato troppa fiducia a Thompson in questo caso, però vabbè dai, fa niente. Altro tentativo di Thompson, l'ha messa, altra tripla, mamma mia ragazzi che partita, 45-32, nulla da fare per Sacramento che ha tentato di rimanerci dietro fino all'ultimo ma non ce l'ha fatta almeno finora. E altro recupero da parte nostra, il passaggio proprio per Stauskas che si ferma, tira e piazza un'altra tripla, questa volta in movimento, gasatissimo Stauskas, gasatissimo, 48-32, una marea di triple. E Gooden, sai che sembri biondo con quella fascetta? Ma che dribbling, che aggraziato che è Gooden, guardate che movimenti aggraziati, porca miseria. E di un'eleganza, intanto noi facciamo un paio di cagate giusto per farci prendere per il culo. Allora, vediamo cosa succede perché mancano praticamente 3 secondi. La passa qualcuno lì in mezzo, a casaccio, e quello lì non tira. Mamma mia! Posterizzato Gooden, ragazzi. Distrutto, guardate. Sbam! Ma la palla gli è passata in faccia. La palla è passata attraverso la faccia di Gooden e questa cosa qui è assolutamente incredibile. Adesso è Hodges che prova... Mamma mia che ingresso da parte di Hodges. Ma non ce la fa perché McCollum è... Ma McCollum fa sempre la solita azione, tenta di entrare e poi torna indietro. Ma com'è? Adesso è Ramon Sessions, sbaglia tutto. Ed è Rambis che si rende utile. Ha gli occhiali pure qua. Ora faccio tripleggiare Rambis. Sbam! Mamma mia, se la piazzava, ragazzi. Mamma mia, che tiro. Eccolo qui, Rambis. Con gli occhiali, ragazzi. Non si vede bene, però. Eccola lì. Tripla di Collison. Deve recuperare per forza Sacramento in questo quarto. Si è notato dai tanti errori da parte nostra, quindi la palla che non vuole entrare e soprattutto dalla voglia di recuperare di Sacramento che riesce a fare triple tutto ad un tratto, non l'ha fatta per tutta la partita e ora tripleggia come non mai.
bravissimo a non entrare subito, però il problema è che mi lasciano libero Augustin, che non sbaglia. Grande assist di Byron Scott, grande canestro di Augustin, 52-42. Adesso è Collison cerca di entrare in tutti i modi, vediamo cosa decide di fare. Bravo Collison, porca miseria, dall'altra parte cosa sta succedendo, non sto capendo più niente, sono saltate le marcature, ma riesco a difendere alla stragrande. Scotty non sbaglia, e infatti grandissimo tiro, altro contropiede, altro assist, altro canestro, altre 10 monete. Sì, che lo stiamo curando in 20, infatti sbaglia, eravamo in 32 contro 1, poverino. Lasciano libero Scotty pensando che è il tiratore peggiore, però Scotty quando è da solo non sbaglia e sono 58-44, ragazzi, grandissimi, dai. Nessuno si smarca, quindi devo entrare io. Vai DJ, fai qualcosa di ingombrante. Ma che schema è? Hodges, e che non sbaglia, tripla importantissima, 61-46, ragazzi. Collison adesso, loro non sanno più cosa fare perché effettivamente ormai è un risultato abbastanza ingombrante, quindi cerca di entrare nuovamente. Bargnani e Augustin gli danno fastidio, lui cerca il passaggio per Thompson e riesce comunque a fare una buona cosa perché porta la squadra sul 61-44, ah no scusate, a 48, e quindi ormai direi che è andata anche questa partita. Però vediamo se i ragazzi si smarcano, non hanno più voglia di fare un cacchio. Allora sapete cosa vi dico? Bargnani tenterà di fare grandi cose adesso. Andrea Bargnani, cosa succede? Andrea chiede il pick a Scotty, Scotty glielo dà, poi mamma mia che action di Bargnani. Peccato perché era un gran bell'assist per Scotty, ma Scotty ha sbagliato tutto, bam. La piazzano, lo sapevo che dovevano piazzare, ma poi Thompson ha piazzato la tripla, ma quando mai, ma per favore, dai, vabbè, 61-51, hanno dovuto piazzare per forza l'ultimo canestro perché sennò non potevano andare a casa tranquilli. Questo episodio non finisce qui, e sì ragazzi, perché prima dobbiamo andare a vedere quante stelle abbiamo guadagnato in questa partita. ...614 monete, ragazzi, sono tantissime, e quindi abbiamo guadagnato le tre stelle. Sono riuscito a guadagnare tutte e tre le stelle, quindi abbiamo tre pacchettini stupidelli da aprire. Dico stupidelli perché non aspettatevi di trovare grandi cose, ecco. Perfetto, allora, quindi finora sono tre stelle per ogni squadra affrontata, quindi sono riuscito a guadagnarle tutte per adesso. La prossima squadra saranno i Denver Nuggets. Nelle ricompense ho tre pacchetti, quindi andiamo ad aprire il pacchetto del logo. Quindi praticamente in questo pacchetto c'è il logo dei Sacramento Kings. Eccolo qui, infatti, il logo dei Sacramento Kings, il contratto da tre partite e tiro in movimento da 3 a più 3. Ma che cazzo vuol dire? Questo invece è il pacchetto di Visa, quindi oltre al solito contratto e alla solita carta pifferosa, troverò probabilmente una delle maglie dei Sacramento Kings. Ed eccola qui ragazzi, la maglia di casa. Eccolo qui ragazzi, il pacchetto giocatore dei Kings. Se trovo DeMarcus Cousins, ragazzi, sarebbe veramente il massimo. Vediamo quale sarà il giocatore che si aggiungerà alla mia squadra. Attenzione ragazzi, perché il giocatore potrebbe essere d'oro. Queste le giro una alla volta perché ho visto oro e argento, quindi voglio proprio vedere il bronzo, che è il campo, ottimo. Questo argento, porca miseria, dai, dimmi che non è il giocatore. E invece il giocatore del proprio Jason Thompson. Ma cosa c'è d'oro? Ma va a cagare il contratto. Ma cosa me ne frega? Ma come ha fatto a fare la tripla alla fine della partita? Porca miseria. Mi stavo chiedendo proprio in questo momento se ha queste statistiche nei tiri da tre. Ma com'è possibile? Porca miseria. Nel prossimo video dovrò affrontare i Denver Nuggets, quindi non mi resta che dirvi ci vediamo al prossimo video col My Team dei Chicago Miracles.